chi è questo Tarantini? Non puoi raccontarlo come un poveraccio, uno che no, lo ha definito Berlusconi un poveraccio. No, lo stai definendo tu. No, qua. Berlusconi lo ha definito un poveraccio che doveva essere aiutato. Che era un imprenditore che cercava di accreditarsi. La domanda fondamentale in questa storia è se gli affari li ha conclusi o questa no. È la domanda. No. Tutto il resto. Beh, un affare l'ha fatto, prende 20.000 euro al mese più mezzo milione di euro. Pagati anche quelli cash dalla cassaforte del Presidente del Consiglio. Quindi un affare Tarantini l'ha fatto. Chi non ha fatto l'affare, ancora una volta, è l'Italia. Se la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, usa la parola zimbello, dice che quando i nostri imprenditori vanno a lavorare di tutto giro, quello che questo governo ha fatto per gli imprenditori italiani, ecco. Solo che se l'è scordato perché sente che il vento è può ingrata. Cambiare siamo tutti e quindi si ridisloca politicamente, quindi lascia perdere. Lerner, che cosa ci dicono quelle intercettazioni, al di là diciamo del folklore? Quelle intercettazioni non sono per nulla folklore, così come non sono per nulla gossip. Queste sono le paroline magiche inventate per dire embè, un po' alla romana, ma cosa volete che sia? Non è successo nulla, non hanno ottenuto nessun favore, il resto sono questioni private. C'è di mezzo una questione di civiltà di questo paese, un'offesa alla dignità delle donne di questo paese e un atteggiamento retrogrado di chi dovrebbe rappresentarci nel mondo, che ha fatto sì che capi di Stato stranieri ritengano di non dover più rivolgere la parola a Berlusconi, diciamo Erdogan per dirne uno. E infine c'è una piccola ormai pattuglia di gerarchi disperatamente aggrappati a quest'uomo che ci sta trascinando in un danno grave, i quali di fronte alle intercettazioni non sembrano non ricordare che queste intercettazioni derivano dal fatto che dei magistrati perseguivano un tizio che aveva la cocaina e faceva favoreggiamento della prostituzione. Cos'è? Il governo di centrodestra dice che se uno che tratta cocaina e prostitute poi si scopre che parla col capo del governo, smettiamo di...